Ciao, sono Phil e oggi vi spiegherò come montare il Thermoscoot R062 Pro, compatibile con diversi modelli di Piaggio MP3. Vi consiglio comunque di controllare sempre la compatibilità tra Thermoscoot e scooter sul sito tucanurbano.com. E adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Per cominciare troviamo la cartolina per assicurare il Thermoscoot contro il furto per un anno. È sufficiente andare sul sito tucanurbano.com e compilare il form. Attenzione però, l'operazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla data di acquisto riportata sullo scontrino. Andiamo a scoprirne il contenuto. Oltre al Thermoscoot Pro trovate anche una busta contenente il libretto di istruzioni e il relativo kit di assemblaggio. E ora seguitemi, vedrete, è molto più semplice di quanto possiate immaginare. Per cominciare dobbiamo fissare queste squadrette in corrispondenza di questa vite, con il lato corto della squadretta applicato allo scooter. Quindi svitiamo le viti originali e le sostituiamo con le viti in dotazione, inserendole nel foro sul lato corto della squadretta. Inseriamo e riavvitiamo di nuovo. Ripetiamo poi l'operazione anche dall'altro lato dello scooter. Ora apriamo il Thermoscoot e lo adagiamo sopra il sellino. Il logo deve sempre essere rivolto verso la parte anteriore dello scooter. Dopodiché avviciniamo il Thermoscoot al canotto di sterzo. Andiamo a fissare il Thermoscoot tramite questo buco sulla squadretta precedentemente applicata, utilizzando il bullone e il dato in dotazione. Terminata questa operazione, ripetiamola sull'altro lato dello scooter. Proseguiamo con il nastro 3. Lo allentiamo e ne infiliamo l'estremità tra il parafanghi e la carrozzeria del veicolo attraverso questa fessura. Aiutandoci tirandolo da dietro. Dopodiché andiamo a prendere questa vite, svitandola e ravvitandola attraverso il foro del nastro 3. La facciamo passare attraverso il foro del nastro 3 per poi riavvitarla nel suo alloggiamento. Ora dobbiamo fissare il nastro 3 bis con questa vite. Svitiamo la vite. La facciamo passare attraverso il foro del nastro 3 bis e la riavvitiamo nella sua sede. Procediamo con il nastro 2. Lo allentiamo e lo andiamo ad agganciare sotto la pedana. Ora ripetiamo questi tre punti di ancoraggio anche sul lato destro dello scooter. Dopodiché andiamo a tensionare il nastro 3 e il nastro 2, andando a bloccare l'esubero del nastro attraverso gli appositi fermanastri in gomma. È fondamentale assicurarsi che la guarnizione del Thermoscoot aderisca perfettamente alle carene dello scooter. Infine è possibile fissare queste alette alla parte anteriore del veicolo utilizzando semplicemente questo velcro adesivo in dotazione. E per completare il montaggio del Thermoscoot andiamo a gonfiare il sistema antisventolio con questa apposita valvola di non ritorno in dotazione. La fissiamo sulla valvola dello sgas e soffiamo. E ora il nostro Thermoscoot è pronto per accompagnarci sotto pioggia, vento e freddo. Inoltre è possibile aggiungere la bustina porta smartphone al nostro Thermoscoot Pro. Per applicarla è sufficiente fissare il perno in dotazione sull'apposita ghiera predisposta. Una volta avvitato, applicare la vostra bustina sarà un gioco da ragazzi e anche rimuoverla. E per chi di caldo non è mai abbastanza, è disponibile il nostro Scootworm, il cuscino riscaldato elettricamente da poter inserire comodamente nella tasca portaoggetti all'interno del Thermoscoot Pro.
E ora non mi resta che augurarvi buon viaggio, in moto sempre in moto. Ciao!